Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovissimo video. Oggi faremo una recensione di un personaggio che non ha certo bisogno di presentazioni. Stiamo parlando di Nika, conosciuto meglio come il Gear Fifth. Si tratta di una Ichibankuji, ovvero di una figure esclusiva della lotteria giapponese, a tema Beyond the Level, di cui fanno parte il trio Luffy, Kid e Law, nonché la prima figure ban presto ufficiale rilasciata sul mercato di questo personaggio. Dopo questa breve intro passiamo subito all'unboxing, ma prima vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale se siete nuovi e di lasciare un like per supportare i miei contenuti. Ed ora, rullo di tamburi! Ecco a voi il nostro Dio del Sole estratto dal suo box in tutto il suo splendore, ma osserviamolo meglio per scoprire tutti i dettagli di questa fantastica figure. Partendo dal fondo possiamo notare il classico sandalo del nostro amato protagonista nella sua iconica posa dove viene immortalato mentre la sua sagoma eclissa la luna. Subito notiamo la cura maniacale nei dettagli del pantalone bianco per poi passare al viola della cintura piena di sfumature. Il fumo bianco ha un effetto trasparente, a dir poco fantastico, e la muscolatura e la cicatrice sul torso sono rese veramente bene. Il tutto si sposa con la classica risata di Nika, che insieme all'iconica posa rende il tutto dannatamente dinamico, quasi come fosse uscito dall'anime. La figure si regge su un elegante piedistallo trasparente, molto poco invadente alla vista, per un'altezza complessiva di 24 cm dalla base. Inutile dire che per i fan di questa leggenda targata One Piece, una figure in questa iconica posa e la possibilità di abbinarla a Kid e Law della stessa serie perfettamente in scala tra loro, non è da farsi sfuggire. Rimanete sintonizzati perché nuovi video stanno per arrivare sul canale, lasciate pure un commento se volete e fatemi delle domande sulla mia collezione o su qualche figure che vi piace in particolare, sarò felice di darvi risposta. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale e mettere un like per supportarmi, grazie a tutti per la visione e al prossimo video!